Il programma è uno strumento importante per poter dimensionare i camini, ma non solo, l'impianto nel suo complesso. È necessario assolutamente per poter fare i calcoli, perché i calcoli manuali sono sicuramente molto complessi. Quello che importa in questa questione, chi ha già fatto la lezione con Michele Fenzini, vi ha proprio fatto vedere quali sono i calcoli, ma soprattutto quali sono i dati da raccogliere per fare i calcoli. Perché diciamo di un apparecchio è necessario conoscere i kilowatt, la sua potenza, conoscere il diametro dell'uscita dei fumi perché è la sua prima resistenza, la temperatura dei fumi perché è quella che ci permette di sapere quant'è la spinta, quant'è il tiraggio statico del camino e poi tutte le caratteristiche che riguardano il camino, che sono ovviamente di che materiale è fatto, per il discorso della rugosità, che resistenze localizzate ha, perché appunto sono resistenze che vanno a togliere tiraggio, l'altezza, perché ci determina il tiraggio statico, la presa d'aria, perché ci determina la resistenza che ha l'ambiente nel dare l'aria all'apparecchio come aria comburente. E per cui in quella lezione abbiamo visto quelli che sono tutti i dati che vanno raccolti per poter fare questo calcolo. Poi, una volta raccolti questi dati, chiaramente hai il volume in massa dei fumi, ovviamente, che è la quantità di fumi che vengono prodotti dall'apparecchio, che devono essere evacuati, anche questi ad una certa, Grazie. la quale influisce in maniera determinante nelle resistenze. Allora, come abbiamo detto in altre occasioni, di programmi di questo tipo che si hanno gratuitamente dalle ditte produttrici di canne fumarie, ce ne sono, vengono forniti così. Ovviamente sono programmi più semplici, ma possono essere utili quando la situazione è semplice per poter fare una verifica. Quando il programma invece, quando la necessità richiede che il programma sia preciso, dettagliato, è necessario che il programma sia ovviamente più completo. E ci sono alcune aziende che producono in Italia, mi sembra che ci sia un paio di aziende che conosco che producono, e poi c'è questo programma che si chiama appunto Chesa, con la quale noi abbiamo fatto un accordo. Chesa è una casa di software tedesca. Offre il suo programma in questo momento a circa 15.000 fumisti spazzacamini, è storica, tantissimi anni ovviamente che è sul mercato, e il programma è molto intuitivo, nel senso che si capisce proprio bene come fare a fare i vari passaggi. Ovviamente questo è pagamento, come lo sono i programmi, diciamo, completi. E se non sbaglio, appunto, costa quello completo con anche, diciamo, la versione più completa 550, perché abbiamo appunto ottenuto uno sconto del 50% rispetto ai programmi di quel genere qua, sono intorno ai 900.000 euro, anche di più, dipende, insomma. Abbiamo ottenuto 550 più 120 di manutenzione obbligatoria il primo anno, più dopo la possibilità di fare almeno la manutenzione. La manutenzione significa che loro ogni settimana inseriscono nuovi dati di aziende, per esempio, perché c'è una banca dati dei prodotti che vengono utilizzati, di aziende che hanno dato i loro materiali e le loro informazioni, no? Per cui poi adesso lo vediamo. Questo per darvi un'inquadratura, per cui abbiamo fatto questo accordo. In Italia viene venduto col nome Anfa Aladin, proprio così, e noi cerchiamo in questo modo di far sì che tutti quelli che lavorano nel settore possano avere la competenza per poterlo utilizzare e per poter fare tutte le verifiche. Come abbiamo avuto modo in varie occasioni di parlare, il dimensionare correttamente un impianto è la base
per poter operare. Cioè, non è che l'impianto, la canna fumaria deve avere la sezione dell'uscita dei fumi e le indicazioni, se ci sono delle indicazioni sul libretto, ovviamente sono interessanti, ma vanno comunque verificate perché tante situazioni cambiano. La quota altimetrica dove è posizionato l'apparecchio, il tipo di materiale che viene utilizzato per la canna fumaria, cioè se è in refrattario, se è in acciaio, c'ha degli attriti completamente diversi. La conformazione con curve e contratti che non sono perfettamente orizzontali. Si parlava prima di forni di pizza, a volte c'hanno dei canali da fumo lunghi 8 metri e chiaramente non si può pensare di fare a caso, cioè quegli 8 metri sono una resistenza importante che va calcolata, il programma permette di fare tutti questi calcoli, così come anche le prese d'aria, che diciamo sommariamente nella 16.8.3 viene definita come la metà della sezione della canna fumaria, perché ovviamente entra ad una temperatura, il fumo invece va via a una temperatura molto superiore, per cui occupa più spazio rispetto a quella che entra. Ecco, può andare bene in una cosa semplice, ma se ho per esempio un condotto intubato che porta l'aria, la distanza, le curve, l'attrito di questo raccordo, cioè di questo tubo che porta l'aria comburente, viene calcolato alla stessa stregua di come viene calcolato un camino. Per cui adesso lo andiamo a vedere. Io ora vi faccio solo vedere sommariamente come funziona, senza mettere nessun dato. Poi dopo, con l'aiuto di Enrico, andiamo, o di qualcun altro, se ha qualche altro problema, andiamo a mettere dentro i dati e facciamo un calcolo come si deve con tutti i dettagli. Allora, vedete qua sopra, vedete il mio mouse che scorre? Allora, come vedete qua sopra ci sono delle icone. Ad ogni icona, cliccando, si apre una finestra. Ecco, per esempio, la prima finestra, ci sono i dati, per cui vanno messi i dati del cliente, la via, l'indirizzo, telefono, varie cose. Tutti elementi che vengono poi riportati nella stampa. Dopodiché c'è un'altra icona che cerca di identificare come è fatto l'impianto, perché appunto può essere un impianto domestico oppure indipendente. Vedete come cambia il fatto che non c'è il tetto, no? Dà l'idea che si tratta di una cosa non domestica, può essere all'interno o all'esterno dell'edificio, no? Esterno all'edificio, vedete che si colloca all'esterno e perciò terrà conto, quando fa il calcolo, di tutte le problematiche legate, per esempio, alla dispersione del calore se si trova all'esterno dell'edificio. Ma c'è una versione di prova da poter Sì, provare? sì, sì. Ma è Allora, facciamo. gratuita o è a pagamento quella di No, prova? no, Dove no, la versione di prova è gratuita. la trovo? Che la scarico? Sì, quando abbiamo finito adesso. Sandro, una domanda. A te dice calcola secondo 13084. Sì. A me invece dice un'altra cosa. No, 13384. calcolo secondo la norma 10384, qui stiamo parlando probabilmente perché ho spostato qua, aspetta, facciamo, perché questo è l'industriale domestico, vedi che è Ah, ok. 13384. Sì. Scusa, rispondo ad Andrea. Allora, se vai sul sito di Chesa, scarichi la versione in demo e vedi quello che puoi fare. Io sinceramente adesso non so che cosa ti fa. In passato, quando l'ho preso io, più di 10 anni fa, mi aveva fatto fare, prima di comprarlo, un centinaio di calcoli. Adesso non credo, penso che siano veramente pochi. Però intanto lo vedi com'è e vedi come funziona. In ogni caso, comunque, vedi come funziona, lo vedi stasera. Poi, quando abbiamo finito, te lo puoi andare a scaricare. Meglio che segui, che così vedi il funzionamento. Certo, ok. Allora, poi qui abbiamo, diciamo, abbiamo detto la tipologia. Poi abbiamo come arriva l'aria, no? Allora,
arriva dall'ambiente o indipendente dall'ambiente, perché può essere, come in questo caso, vedi, ti fa vedere schematicamente una finestra che porta aria all'ambiente. Se invece andiamo in questo caso, per esempio, ci troviamo con dell'aria che arriva controcorrente, a fianco al tubo, no? Può arrivare con varie modalità. Guarda, per esempio, questa è tutto stagno, arriva dall'esterna stagna e se ne va via nella canna fumaria senza toccare l'ambiente, no? Ok? Però ecco, tutte queste cose qua poi vanno studiate insieme. Oh, c'ho il mouse che fa. Ieri avevo un problema col computer che andava. Avevo soltanto 8 giga e andava lento di suo. Adesso c'ho il mouse che fa il birichino. Ci vuole il mouse da 16 giga. Allora, poi andiamo a vedere come è collegato, no? Cioè non avere il canale da fumo, come vedi lo tolgo, avere il camino direttamente collegato, oppure avere il canale da fumo direttamente sotto il camino, come in questo caso. E queste sono già, ecco, delle tipologie di, diciamo, schematiche di collegamento. Allora, poi la terza icona invece è la posizione. Qui abbiamo tanti paesi, no? Di tutta Europa, molti, insomma, non proprio tutti, tutti, però c'è Germania, Austria, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, eccetera. La provincia di dove va e il comune, no? Vedete? Che cosa ci dà? La quota altimetrica, altezza geodetica, qua abbiamo. Se poi è in zona. Facciamo una cosa. È in zona esterna o costiera, cambia la velocità del vento. Però se lo mettete in zona costiera con la velocità del vento, non avrete mai la verifica fatta, a meno che il comignolo poi non andate a definire un comignolo proprio molto antivento, realmente antivento. Bene, poi andiamo all'apparecchio. L'apparecchio, vedete, cliccando qua, abbiamo tutti i tipi di apparecchi, alimentati a gas, a gasolio, a legna, a pellet, e si fa la scelta. Per esempio, se abbiamo combustibile solido, e non abbiamo, possiamo scegliere o il tipo d'apparecchio che ha le varie tipologie, o possiamo scegliere se è a pellet o se è a combustibile solido. Se possiamo scegliere anche il caminetto aperto, vedete, che poi è molto più facile. È molto più facile. Allora, vediamo. Allora, a quel punto, una volta scelto, cacchio, cambio, metto col dito. Allora, supponiamo per esempio di prendere un inserto camino. C'è una banca dati con i produttori che hanno dato i loro dati. Per esempio, vediamo qua, per esempio, non so, Edilcamin. Io clicco su Edilcamin, modello. Vedo i modelli, se scelgo un modello, mi scrive già i dati, cioè già mette tutti i dati previsti nel modello. E ho anche delle informazioni sul prodotto, qualcheduna più, qualcheduna meno, dipende da quello che loro hanno consegnato alla casa di software di informazioni. E niente, una volta inserito, cioè una volta inserito o in automatico oppure a mano, non c'è la ditta, non ha dato i dati e avete una scheda tecnica, bene, quali sono i dati che vanno inseriti per poter calcolare? Vedete che sono quelli di cui abbiamo parlato nelle altre occasioni, per cui la potenza termica nominale, la potenza termica al focolare, in alternativa a questo possiamo mettere il rendimento.
vedete? Cioè, cliccando su questa piccola icona posso mettere o i kilowatt, diciamo, realmente bruciati, oppure posso mettere il rendimento. Poi in automatico mi calcola la concentrazione di CO2 e i fumi, la temperatura e il tiraggio diciamo che ho bisogno. Questi dati sono frutto dei dati che ho messo prima, cioè del fatto che ho messo prima un apparecchio, e perciò tutti i suoi dati automaticamente sono stati inseriti qua. Se non ce li ho, vado sopra e li inserisco. No? Vediamo, per esempio, tolgo eliminare, anzi, beh, qui adesso mi è rimasto quello vecchio, però avendolo eliminato posso andare a inserire le caratteristiche. Per esempio, metto un apparecchio che ha 12 kW, che ha un rendimento del 85%, che ha una portata dei fumi di 11 grammi al secondo, che ha una temperatura di 250 gradi, eccetera. E il tiraggio che voglio mettere che ci siano 12 Pascal di tiraggio. Perfetto, per cui io qua li ho inseriti a mano e a quel punto posso procedere con il coso. Allora, posso mettere anche la serranda. La serranda può avere tutta aperta o tutta chiusa, oppure una soluzione intermedia. Se ho un tiraggio troppo grande, posso già fare una verifica di questo tipo. E a quel punto la successiva è la presa d'aria. Normalmente mi considera che ho una finestra aperta, cioè una griglia aperta, e mi considera in questo caso di non superare i 4 Pascal. Come avrete, vi ricorderete se qualcuno ha fatto il corso sul calcolo, 4 Pascal meno 4 Pascal è il massimo dato di depressione che può essere considerato in un ambiente dove c'è un apparecchio. In questo momento, nel fare il calcolo, io lascio stare sempre così, 4 Pascal. Perché se vado a mettere l'aria ed è molto diverso dal necessario, mi viene fuori tutto sballato. Invece qua mi tiene 4 Pascal da vincere col mio camino. Quando ho finito, che ho realizzato, che ho prodotto, cioè ho il risultato del camino che serve, ecco che allora posso intervenire e dire: no, non voglio 4 Pascal, ma io ho una situazione. Ah, porca, sempre questo mouse che va quando vuole lui, dove o ho una griglia direttamente in ambiente o ho un canale. Allora, se ho una griglia direttamente in ambiente, allora vado a dirgli che griglia è. Per esempio, può essere circolare, ovale, quadrato, rettangolare, o più griglie, no? Per esempio, supponiamo che ho due griglie circolari del 100, per cui mettiamo 75. In realtà il 100 mi sembra che sia 85 centimetri, e per due. Allora, superficie della sezione ogni volta 85, ne ho messe due. Se metto la grata, ovviamente c'è una riduzione, vedete che diventano 70, no? Allora, vediamo, calcolo apertura equivalente, potrei anche non avere le griglie e qui inserire per esempio un Basistas che si blocca per questa cosa qua. Allora, aspetta, che mettiamone una. No, ma non voglio fare calcoli, vediamo solo che non ci crei disturbo nel calcolare il finale. Ecco, ma soprattutto vediamo che ci siano dei dati ragionevoli. Attacco fumi, 250, era rimasto quello di prima. Allora,
visto che stiamo facendo questo, mettiamocelo dentro quello giusto di prima, e così sono tutti i dati suoi. Allora, in alternativa all'apertura dall'aperto posso avere il canale dall'aperto, no? Però allora il canale dall'aperto dovrò mettere, oltre alla sezione, supponiamo che è una sezione circolare di centimetri quadrati 300. 300 centimetri quadrati sono praticamente un tubo del 200, diametro 200, no? Il materiale di cui è costituito questo collegamento, vado a scegliere il materiale, supponiamo che uso dell'acciaio inox, per cui è liscio. Vedete la differenza di rugosità? Acciaio inox è liscio, tubo flessibile, rugosità 5. Questo viene messo nei calcoli e fa una differenza importante. A questo punto c'è l'altezza utile, supponiamo che entro da fuori alla quota del pavimento e ho una presa d'aria nella cappa, per cui diciamo che circa 2 metri di altezza efficace, mentre siccome è distante 5 metri, 5 più 2 fa 7. La lunghezza linearizzata è 7. Resistenza, cosa posso avere? Curva chiusa, due curve 90 gradi. Allora 2, anche questo è importante perché crea una resistenza importante, due curve chiuse 90 gradi. Perfetto, per cui abbiamo messo l'aria. A questo punto la prossima icona è il canale da fumo. Mettiamo di mettere un canale da fumo monoparete, diametro 250, vedi che qui c'è la designazione, però qui è O e invece io lo voglio G, per cui vado a scriverlo questa cosa qui, no? Vado a scriverlo qua e dico che res deve resistere all'incendio da fuliggine. E poi sono andato a vedere anche tutte le altre cose. Vabbè, adesso stiamo facendo il calcolo. L'altezza efficace, supponiamo che da sopra la cappa, cioè da sopra l'apparecchio, a dove si innesta nel camino, ci sia 1 metro e la lunghezza linearizzata sia 1,5 metri. Perfetto. Poi andiamo a vedere il camino. Allora, che camino abbiamo? Possiamo scegliere varie tipologie. Monoparete, doppia parete, multistrato, intubamenti e così via. Io direi per semplicità adesso mettiamo un doppia parete, possiamo anche scegliere un produttore, no? Un produttore. Allora, mettiamo per esempio uno che conosco, questo qua, e il modello di prodotto, mettiamo in un prodotto che ha 25 mm di spessore, circolare lasciamo 250, vedete? È fatto di questo materiale ed è G70, chiede 70 mm di distanza dal materiale combustibile. Vedete la designazione di questo prodotto che me l'ha già riportata. Se non c'è, che lo dico io, gli dirò cos'è. Allora, supponiamo che abbiamo un'altezza efficace, un'altezza utile di 5 metri. E supponiamo che si deve spostare dopo la gronda mettiamo la resistenza, mettiamo due curve a 45, ecco qua, due curve a 45, siccome la norma dice diciamo, di non usare il 45, ma il 30, se io metto il 30 e poi lo cambio, posso anche cambiarlo, farlo diventare. Guardate, Z è 0,3, mettendo la curva a 45 ho 0,42, vedete la differenza che c'è. E perciò, allora, se ho la cura di mettere anche la distanza che c'è tra le due curve, supponiamo 50 centimetri, ecco che lui automaticamente mi dice quanto è anche lo sviluppo lineare. Poi abbiamo se c'ha le fondamenta o no, mettiamo che non ce le ha, non cambia nulla, però ho provato
più volte, ma non cambia nulla. C'è un collegamento a 90 gradi, ma io invece lo collego a 45. E poi dove si trova? Allora, fuori dal tetto, supponiamo che esca 1 metro, e in zona non riscaldata, supponiamo che per qualche motivo c'è un sottotetto non riscaldato che è a sua volta di 1 metro. Tutto questo serve nei calcoli perché cambiando le temperature, zona riscaldata, zona non riscaldata e esterno, mi darà dei risultati proprio tutti differenti. Poi abbiamo il comignolo, ci sono allora una lista di ditte produttrici, che ovviamente non è esaustiva, e qui abbiamo diciamo delle tipologie che ci permettono di identificare. Supponiamo di mettere un cappello cinese dove l'altezza del la posizione del cappello è alta tanto quanto il diametro, per cui in questa posizione, e di conseguenza avremo una resistenza 1. Se dovessimo mettere quest'altra dove H è la metà, abbiamo una resistenza 1,5, ma questi dati li posso poi cambiare andando a mettere qua, cambiando i valori, no? Io faccio qui, tolgo il calcolo automatico e metto 0,7, per esempio, vedete 1,2 salta fuori. Ok, vedete all'altezza, anche questo si può calcolare. Allora, a quel punto, vediamo il risultato. Ecco, a quel punto, allora, può uscire o sopra il colmo di 40 centimetri oppure essere in falda ed essere almeno distante dalla falda 2,30 m, oppure ancora peggio quando il tetto è più inclinato, no? Per cui mettiamoci in questa condizione. E poi c'è anche il discorso rispetto ai corpi di fabbrica lontani, se sono maggiori di 15 metri o se sono minori di 15 metri, no? Per cui ecco anche qui l'esterno dà una certa influenza. Cliccando sull'ultimo verde ci dà un risultato. Vedete, i risultati sono che abbiamo in PZE, se avete fatto il corso di Penzini, sapete che PZ è il tiraggio che ha il camino nel punto in cui si incontra col canale da fumo. PZE sono tutte le resistenze prodotte dal canale da fumo, dall'apparecchio, dall'ambiente. Ovviamente PZ deve essere maggiore o uguale a PZE. Qui abbiamo 18 pascali in più oltre al necessario. L'altra condizione è che PZ deve essere sempre maggiore o uguale rispetto all'ambiente, e qui abbiamo appunto sempre maggiore, e la temperatura deve essere maggiore alla temperatura di rugiada che si calcola su lui. Qui abbiamo 43 gradi, in base a questi numeri del cavolo che ho messo, superiore alla temperatura di rugiada. Mi dà anche il dato della velocità dei fumi e i dati che poi determinano questa situazione di 18-19. Perché lui ha detto che voleva 5 Pascal per vincere le cose. In realtà, se noi andiamo a mettere 12 Pascal, lo supponiamo qua, e mettiamo, diciamo così, F4 e mettiamo 12 Pascal, che è quello che deve vincere, vedrete che alla fine abbiamo 11 Pascal oltre il necessario, 19 rispetto all'ambiente e 43 di. Vedete, qui ho messo i 12. Poi, se vogliamo vedere altre alternative rispetto a quello che abbiamo fatto, cliccando questo, ci dice che questo impianto lo possiamo utilizzare da un diametro 150, vedete che ha 5,8 Pascal in più oltre il necessario. Noi il calcolo abbiamo fatto con 250 che ci dava 11, ma può andare bene anche col 200, col 180, o per esempio se c'è anche una, è già esistente una canna circolare, per esempio del 300, vabbè, a 11,7 può andare, e abbiamo sempre temperature superiori alla temperatura di rugiada. Allora, io questo, aspetta che lo chiudo per non trovarmi pasticciato poi con gli altri. Allora, aspetta che interrompo la presentazione. Allora, avete compreso qualche cosa? Sono riuscito a farvi capire come funziona il programma?
Beh, sicuramente molto interessante. Allora, non Enrico che lo usa Sì. potrebbe dirci qualcosa, no? Ecco, tu come lo usi? Guarda, L'hai trovato? è molto molto interessante, soprattutto per dare conferma a quella che è la tua esperienza come fumista in generale, nel senso che se tu hai, come posso dire, io mi affianco sempre a, insomma, al titolare che ha una grandissima esperienza, che lui lo sa da prima come va a finire, nel senso buono. Certo. Però avere un programma che ti permette di, insomma, di andare nei particolari e di cercare di capire anche determinati aspetti, come quello che vediamo stasera, che è la condensa, che è difficile avere, come ti posso dire, a naso una verifica di come potrebbe andare. È importante, ma soprattutto con la clientela, oltre che argomentare a parole, hai proprio dei dati fatti con dei calcoli che tu gli puoi indicare dicendogli che guarda, la normativa mi dice questo e sei a norma perché è questo. Certo. Oppure puoi addirittura in certi casi convincere qualche cliente non solo a parole, ma facendogli un calcolo, perché magari certe situazioni semplificate di alcuni clienti che a volte vengono e vogliono fare molto di testa loro, tu dici guarda, al di là del discorso normativo, c'è proprio un discorso di funzionalità dimostrata anche da questo programma. Ok? Che poi stampi e glielo puoi consegnare. Esatto. Qui è un documento fatto da 4-5 pagine. Dove ci sono una serie di dati. Tu adesso oltretutto hai aggiunto proprio anche in quella situazione Assolutamente, ma altri soprattutto dati. i dati che ti escono da Adalyn li riesci a personalizzare quasi al 100%, nel senso che tutto quello che esce da Adalyn ha un livello di dettaglio nella relazione finale. Tu puoi scegliere il tipo di dettaglio, se metterci il disegno, puoi metterci già il loghetto della tua azienda, ci puoi mettere dopo dei dati aggiuntivi come io ho messo questa volta perché mi serviva capire di ogni tratto qual era la temperatura dei fumi. E, insomma, è molto utile. Poi, naturalmente, esce in PDF e come ogni PDF uno può evidenziare, ci puoi aggiungere qualcosa, la puoi inserire in una relazione. Insomma, veramente molto comodo. Per non parlare anche delle funzioni che giustamente Sandro non ha avuto tempo, però ci sono alcune piccole funzioni dove fatto lo sforzo iniziale di esserti creato, diciamo, il tuo piccolo database con i tubi o i comignoli o monoblocchi che usi, li puoi salvare e ti rimangono salvati per il successivo progetto. Quindi, una volta fatto lo sforzo iniziale di aver fatto un piccolo censimento di quello che tu utilizzi, lo puoi riutilizzare e dalla seconda volta ci metti 2 secondi in meno. Ok? Perfetto. Niente, allora io direi di fare così. Procediamo con il tuo calcolo, così vediamo nel dettaglio quello che hai fatto. Visto che ce l'hai sotto mano te, tu ordinami che io faccio. Aspetta, Allora, vediamo. Eccoci. Allora, e facciamo tutto. Cominciamo con la prima icona. Come l'hai chiamato il progetto? Enrico? Enrico, non mi senti più? Voi mi sentite? C'è qualcuno che mi sente? Io sì, Sandro, Ti sento benissimo. sì, Enrico non c'è. sentiamo. Enrico però non c'è più. Ah, non c'è. È uscito, si vede che ha avuto un problema. Aspettiamo un attimo allora che. Sandro, io nel frattempo dovevo farti una domanda, probabilmente Dai, prego, prego. anche molto stupida. Ma PZ e PZE sono valori che utilizza qui Aladdin come singolo programma, sono i valori presenti nella normativa di calcolo. Non ho normativa,
normativa nelle sue formule perfetto. dice la prima cosa da verificare è che pz sia maggiore o uguale a pz e. E cos'è pz? Pz è pH meno resistenze meno PR meno PL. PL, sì, PL. Dove pH è il tiraggio statico, PR sono tutte le resistenze e PL è la resistenza prodotta dal vento. PZE è invece costituito da PB, che è la resistenza dell'ambiente, quella di cui parlavamo prima, 4 Pascal. PW, sono, dovevo avercelo sotto mano, l'età purtroppo non mi fa ricordare tutti i dettagli, che è comunque la resistenza dell'apparecchio, e un'altra lettera che è la resistenza del canale da fumo, che può essere anche più, perché il canale da fumo è fatto anche lui da pH meno PR, no? Perché c'è un'altezza utile e c'è una resistenza prodotta dall'attrito. Allora, PZE sono comunque un risultato che toglie a PZ, e il risultato che abbiamo deve essere maggiore di quello che dice il produttore, perché il produttore, se dice che vuole 12 Pascal di tiraggio, no? E chiaramente questa differenza deve fare qualcosa più di 12. E nel programma vediamo se tu hai messo 12, 3, vuol dire che è 3 Pascal in più oltre il tiraggio minimo necessario dichiarato dal produttore. Enrico, Perdonami, senti. Sandro, è sparito il telefono, è proprio morto. È morto un attimino, è proprio diventato indisponibile. Mo ti domando scusa. Ci No, 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 sono. sapevo che c'era stato qualche problema tecnico. Eh Allora, sì. io ti volevo chiedere se tu puoi darmi le indicazioni e io Sì. scrivo le cose. Allora, come l'hai chiamato questo progetto? Questo qui l'ho chiamato progetto Yotul F500 pieno carico. Se Allora. vogliamo fare la prima ipotesi, diciamo. Allora, sì, purtroppo il tempo è già passato molto, Sì, sì, sì. ne facciamo uno solo sicuramente. Assolutamente sì. Yotul a pieno carico. Sì, F500. Facciamo quello che ti dà il dato negativo. Sì, infatti, allora facciamo accensione. Yotul F500, accensione. Perché che venga bene ci fa piacere, ma 500, attenzione. Perfetto. Allora, qui mettiamo il nome del cliente. Sì, Mario Rossi, che Mario Rossi, che abita. abita a Giulianova. Ah, aspetta, Giulianova, devo scrivere qua. Giulianova. Aspetta, che metto maiuscolo. Facciamo a meno di mettere la via, qui Sì. facciamo a meno di mettere i telefoni e tutto, però qui c'è la possibilità ovviamente di mettere il telefono, no? Qual è il vostro codice, il vostro telefono? 0 Allora 085 085, mettiamo va quello bene. della sede 50368. 53. No, lo metto perché dopo ce lo ritroviamo nella pagina iniziale della stampa del Esatto, cliente per sì, perfetto. quello. Ecco, poi volendo si possono mettere anche altri dati, per esempio ubicazione di dove si trova questo ambiente qua. Qui c'è il responsabile spazzacamino perché ovviamente in Germania è un personaggio importante, no? E la ditta scrisse. Mettiamo, aspetta, perché non si apre, eccolo qua, mettiamo, fumisteria, adorante, Esatto. eh? Qui ce lo troviamo scritto nella pagina iniziale, perché anche lì bisogna poi configurarlo e via. Volendo ci possono essere tutti i dati, adesso ne abbiamo messi veramente pochi. Allora, mettiamo anche, no, il telefono l'abbiamo messo, così mi va di là, e
e il responsabile spazzacamino, mettiamo che sia Enrico. Sì. Marco Giuda ancora. Ecco, l'abbiamo promosso a spazzacamino. Grazie. Da tecnico fumista, da tecnico progettista a spazzacamino. Allora, la pagina successiva è quella. Allora, che tipologia di collegamento c'è? Cioè, è un Allora, domestico, no? impianto domestico con allora un attimino che non lo leggo bene, aspetta che cerco di aiutarmi. All'interno dell'edificio, sì, e con il camino che sta sopra la stufa. Ah, direttamente sopra. Sì. Allora. Ah, lo dobbiamo togliere dopo. Allora, e l'aria arriva direttamente. Dipendente dall'ambiente, esattamente così com'è. Una presa d'aria all'ambiente, per Sì. cui così com'è. E perciò, allora, il canale da fumo. Ce ne sono tre. Come tre canali da fumo? Ce ne sono tre. Cioè, ho fatto tre tratti, ho fatto. Ah, ok. Aspetta, allora, togliamo. Allora, il canale da fumo è in questa condizione. Sì, Così. perfetto. Ma però il canale da fumo è diviso in tre parti? E anche se lo stesso tubo l'ho diviso comunque in tre parti. Oh, ho capito. Bene, mi fai lavorare allora. Ma scusa, ma anche il camino è diviso in tre parti? No, il camino è un tratto solo, è la parte che cede sopra al comignolo, proprio perché è intubato. Allora, un tratto. Un tratto, il canale da fumo. Tre tratti. Vedete come lo ha evidenziato, no? Cioè ha messo uno, due, tre pezzi di canale da fumo e un pezzo del camino. Per cui noi dobbiamo andare a dirgli dopo ogni pezzo di cosa è fatto e quanto è lungo e che caratteristiche ha. Giusto? Sì. Perfetto. Allora. Cioè, ma scusa, cosa vuol dire tre tratti di canale da fumo? A volte nelle cucine economiche, cioè ce ne sono anche, ad esempio, 4-5 di pezzi, per Sì, perché dire, anche se sono. siccome Enrico voleva sapere in che punto si crea la condensa, no? Esatto. L'ha diviso in parti in modo tale che ogni parte è calcolata separatamente e ti dice se fa condensa o no. Cioè, per esempio, Ah, ok, il adesso ho tratto 1 capito. non lo fa, il tratto 2 non lo fa, ecco che il tratto 3 invece fa condensa. Questo Ah, ok, questo era inteso. era il Ok. suo, giusto, Enrico? Esattamente, anche perché allora diciamo che tipicamente i canali da fumo come tipologia io personalmente li sostituisco solo quando ci sono tipologie differenti di tubo, diciamo così. Se c'è un tratto monoparete e uno doppio parete, faccio due canali da fumo. Siccome, come diceva giustamente Sandro, ci serviva il calcolo che ci dà e la possibilità del programma di capire la temperatura media dei fumi di ogni tratto, l'ho dovuto dividere per capire qual è il tratto più critico. Perfetto. Bene, allora adesso andiamo a identificare la posizione. Siamo in che provincia? Provincia di Teramo. Allora, Teramo. Il paese? Giulianova, 64021, se ti chiede il capo. Esatto. Posso fare una domanda molto veloce? Contratto si intende cambio di direzione, giusto? Non necessariamente. No, infatti. Quindi nel senso unicamente in magari, cioè un singolo pezzo per considerare un singolo tratto, magari un singolo metro di tubo? Sì, No, il supponiamo. disegno. Il disegno è puramente esplicativo, cioè è solamente per capire in Certo. quante parti è diviso, non ti va a fare come se fosse un disegno reale di quante curve ci sono. Poi ce le mettiamo però, eh. Oh, Sì, sicuro. ok. Ok, niente, ok, È capito, solamente grazie. indicativo per farti capire che ci sono tre canali da fumo e un camino. Tutto qua. Non scende troppo nel dettaglio delle forme, anche perché non è quello l'obiettivo del programma. D'accordo, grazie mille. Ok, allora, siamo a 68 metri di Sì, altezza. esatto. Allora, adesso vediamo di mettere l'apparecchio. Fa parte della banca dati oppure dobbiamo mettere. C'è nella banca dati, assolutamente. Benissimo. Allora, che fa? Jotul. Stufa a legna Jotul. Allora, andiamo a cercarci.
cartella. Scusa, io ho tu Sandro, non la trovi perché hai caldaia a condensazione. Sali su e metti su. Ma sopra devi mettere stufa a legno. Cacchio, bravo, bravo Gigi, vedi che. Allora, mettiamo che cosa? Stufa a Combustibile legno. solido. È stufa a legna, no? Sì, combustibile solido va bene, dovrebbe Combustibile uscire. solido. Vediamo il produttore. Dopo la H dovrebbe stare. Eh sì, ecco. Lo tool, eccolo qua, lo vedo. L'ho visto, sta andando però ancora piano. Allora, modello. Si chiama F500. Ma che l'ho visto. Eccolo qua. Con bocca chiusa. Esattamente sì. Perfetto, vedete che ha messo già automaticamente 8 kW, 331 gradi, vuole di Ok. cal per funzionare. E La prima cosa che andiamo a sostituire è la temperatura, che invece di essere 331 gradi, che parliamo di una condizione di pieno carico, diciamo che ipotizziamo. stiamo parlando all'accensione, per cui temperatura Esatto. bassa. Aspetta, per chi non c'era, faccio un piccolo preambolo del problema del Sì. cliente. Il cliente su questo impianto c'ha questo tipo di problema. Lui accende la stufa ed è perfetta, non c'è nessun problema. Magari esce di casa, torna dopo un paio d'ore e si trova problemi di condensa, ma condensa pesanti, roba di, cioè, insomma, roba di acqua dentro la legna che sembra bagnata, sembra, dentro la camera di combustione. Quindi ho già fatto varie prove, quindi già vi dico che facciamo la prova come se fosse in accensione, perché già si capisce qual è Allora, il io ti proporrei problema. una cosa, Enrico. Lasciamo Prego. stare il dato che ha scritto il produttore E e poi lo arriviamo modifichiamo alla fine. velocemente alla Vediamo il fine. risultato e andiamo a cambiargli la temperatura dopo. Certo, benissimo. Perfetto. Allora, praticamente questi sono i dati del produttore e a questo punto lascerei, come faccio di solito, la presa d'aria a 4 Pascal. Io ci ho aggiunto una presa d'aria circolare da 400, scusami, da 300. Cioè, anziché, perché No, c'è. no, oltre alla finestra. No, se tu metti quella da 400, è quella che conta. No, perdonami, da 300, ho detto male Sì, se metti da 300 centimetri quadrati, no? Cioè, per io. cui Sì. un diametro 200, diciamo. Sì. Io però adesso lascerei 4 Pascal, poi torniamo a cambiarla. Perché Va bene, così perfetto. quando lui fa PZ meno PZE. Nel PZE ci abbiamo meno 4. Va Se bene. tu metti una presa d'aria che decidi tu, potrebbe essere che fa meno 10 e ti sbaglia tutto il calcolo. Invece meno Ok. 4 è un dato vicino alla realtà che quando calcola lui vorrei arrivare a meno 3, sarebbe Sì. l'ideale. Ok. Allora, per cui a questo punto la finestra è così, mettiamo il canale da fumo. Esatto. Allora, qui abbiamo, vedete, tutti e tre i. Allora, cominciamo. A dire. Però questi tre tratti sono uguali? E come tipologia di tubo, sì. E E come lunghezza? come lunghezza sono molto diversi. Ah, niente, allora lasciamoli separati così. Cominciamo col tratto 1. Ok. Circolare 150. Esatto. Però, ecco, devo cambiare perché è G sicuramente. Sì, è un alluminato spessore 2 mm. Allora, non è acciaio inox. Vediamo se Esatto. c'è la voce acciaio alluminato. Eccolo qua. Sì. Quale hai messo?
Questo qua è un saldato? No, no, acciaio AL ho messo. E dov'è? È quello che sta proprio sopra. Eccolo lì. No, più sotto. Può essere pure che sto leggendo male. Io non ce l'ho, io ho acciaio illuminato sald, che vuol dire sarà saldato, e l'altro aggraffato. Ok, quello saldato, scusami. Perfetto. Ok, 2 mm. Spessore 2 mm. Curiosità, sarebbe quello, i tubi quelli leggeri, quelli che si prendono anche in ferramenta, quello No, illuminato. 2 mm è quello pesante. È pesantuccio, Ah, sono quelli proprio pesanti. Ok, ho sì. capito. Ecco, abbiamo inserito il dato, no? Vedete? Che Sì, il appunto. marchio dovrebbe essere Multiclima, serie legna. Sì, qui non mi dice di metterlo. Rugosità 1, molto liscio. Sì, molto liscio. Allora, già che ci siamo, e quanto è. Aspetta un attimo, che vado sulla lunghezza. Facciamo anche qui l'operazione di prima. Allora, lunghezza, altezza efficace quanto è? Allora, mi ricordo la linearizzata, un attimino che riprendo il calcolo, quello che ti ho mandato. Allora, altezza efficace è 1,20 m e anche linearizzato 1,20 m con una curva da 90 gradi. Perfetto. Abbiamo Ok, fatto il tratto 1. benissimo. Adesso facciamo il 2. Allora, visto che sono nella parte che riguarda l'altezza, quanto è 7 metri e 7 metri. di altezza efficace? Sì, 7 metri e 7 metri. Accidenti, che strana cosa. La resistenza naturalmente c'è una T a 90. Perché si ricollega all'altro tratto con una T. Sarebbero 7 metri in orizzontale. No, No, verticale. 7 metri in verticale. Sì, questo sarebbe l'altro pezzo. Ma perché, scusa, l'altro pezzo? Allora, fammi vedere. Perdonami, allora il tratto 1 è alto 1,20 m e si conclude con una curva a 90, giusto? Sì. Il tratto 2 parte con una T e sale per 7 metri. Esatto, Ah, cioè tutti e due in verticale comunque. Ah, sì. ok. C'è solo il trattino tra la curva 90 e la T in orizzontale. Esatto, bravissimo. Ok. Sì. Allora, già che siamo qui, facciamo anche l'ultimo tratto. Allora sono due curve a 90, secondo me, Sandro, dovresti metterlo. È vero, è vero. Perché per forza sono due, sì. Adesso dopo ci torno. Allora, il terzo tratto invece. Allora, il terzo tratto invece sono, mannaggia, aspetta, ce l'avevo aperto, è 1,20 m. Di altezza efficace. E anche di linearizzata. E qui resistenze Resistenza nessuna. è in continuazione. Sì, però bisognerebbe scriverci che non è in zona riscaldata, l'ultimo tratto. Ah, ok. Allora, andamento. Allora, dovremmo scrivere poi. Allora, spero che torniamo indietro e mettiamo due. Allora, più che un elemento a T, abbiamo due curve a 90 gradi. Io ci ho messo una T a 90. Allora, mettiamo che abbiamo una curva e poi dopo ci vuole una curva ancora a 90. Per forza, no? Parliamo del tratto 2? Sì.
Ma la T a 90 gradi fa già da curva. Una e Ma vai in orizzontale. perdonami, Sandro. Devo Allora, andare aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Allora, la stufa a legna esce dritta con il tratto 1, giusto? in orizzontale. E fa una curva a 90. Ok, Sì. poi ci riattacca una T a 90 e sale sopra. Appunto, Ah, quindi giusto. è uguale avere due curve a 90, perché il cambio di direzione sono due. Eh sì, ma due curve a 90 non le puoi mettere sullo stesso tratto. Ho messo la prima curva a 90 sul tratto 1. Cioè il Ah, tratto 1 sì, finisce in certo. Puoi anche orizzontale. metterla all'inizio del tratto 2, è uguale, È sì. per quello che ho messo resistenze con la T a 90 nel tratto 2, capito? Sì, giustissimo. Perfetto, posto così allora. Allora abbiamo fatto, adesso dobbiamo mettere il I materiale. materiali dei canali da fumo. E Sandro, in questo caso non so se salvando il tratto 1 come tipologia di acciaio di Sì. Sì, tubo lo puoi caricare anche sugli altri due. Non l'ho mai ma provato, tanto è vero, sinceramente. però faccio veloce anche a far così. Da dove si fa quello che ha detto di mettere il tratto 3 in zona non riscaldata? Adesso ci arriviamo, aspetta che Adesso così a memoria senza il programma davanti non lo ricordo, però l'ho specificato, mi ricordo nel calcolo. Lo stavo rileggendo, ce l'ho messo apposta perché quella è ti dà una proprio parte del sensore. quell'opzione e hai messo come se fosse esterno. No, no, mi sembra che ci sia, vediamo un attimo. Qual è il tratto? È il tratto 3? Il tratto 3, sì, è in zona non riscaldata. Ok. Non lo so se si può mettere perché il canale da fumo dovrebbe essere di solito in zona riscaldata. Io però sono riuscito a specificarlo. Lunghezza in zona non riscaldata 1,20 m, l'ultimo tratto. Magari anziché chiamarlo canale da fumo avremmo fatto cammino, forse c'è l'opzione. Infatti, anche secondo me sembra che questa cosa ci sia quando parliamo del camino. Però leggendo sul calcolo sono riuscito a metterlo, ma non mi riesco a ricordare dove però. Vedi qua, lunghezza in zona non riscaldata. Esatto, 1,20 m. Allora, diciamo che mettendolo. Come fai? Due tratti di cammino e due di canale da fumo. No, ma posso fare 3 e 3, cioè posso fare come voglio, però questo dato, lunghezza in zona non riscaldata, chiaramente cambia a seconda della posizione, che dipende dalla temperatura. Però se lo andiamo a mettere anche nel camino, comunque il suo dato negativo ce lo porta, no? Per cui probabilmente tu l'hai messo qui. Sì. Allora lo andiamo a mettere quando ci arriviamo. Allora, qui abbiamo, allora fatto. Canale da fumo l'abbiamo fatto tutto. Adesso facciamo il camino. Il camino come è fatto? Allora, un attimino che lo recupero, un attimino solo. Allora, il camino è una doppia parete da 150.
beh, qui fa una bella differenza, eh. Mettere un doppia parete e mettere il tratto non riscaldato nella doppia parete che è isolato è ben diverso che mettere un monoparete in un tratto non riscaldato, no? Sì. Allora io lo dividerei in due, come diceva prima Gigi, e della Sì. lunghezza 1,20 m farei un tratto monoparete. Ok. Poi, cioè, praticamente peggioriamo un pochettino, però almeno gli diamo una bella dispersione, perché Certo. se no non ce l'abbiamo la dispersione adeguata. Allora, vediamo di fare così. Torniamo indietro e mettiamo che il nostro camino è diviso in due tratti. Allora. Allora, il primo tratto, allora, 1, 2, 3, allora 1 sarà giù, sarà quello giù, allora mettiamo che si tratta di un monoparete, Sì. 150, sempre, ma questo è in acciaio però. Sempre c'è illuminato. Sempre acciaio illuminato. È giusto, Gigi? Mentre il 2 è È un 150 doppia parete. il 2 è un doppia parete non hai trovato lì il produttore per cui No, non l'ho trovato. 150 con allora, acciaio inox, spessore 0,6 e 2,5 cm di fibra sì. ceramica. E qui mette uno Fibra standard minerale, scusa. sì. Mette uno standard così. Perfetto, G, ok. E adesso vediamo l'altezza. Allora, l'altezza del primo tratto è 120. Sì, esatto. Il secondo invece? E il secondo tratto sono 2 metri. Perfetto. Allora. Totale 3,20 m. E Ok, in zona vedi come fa qua? Vedi che anche questo dato non è certo perché noi mettiamo in zona non riscaldata 120, no? Sì. Ma che cosa? Sarà una media di quei due tratti lì perché mi ha considerato Sandro, 3,20 m. Dimmi. prova a guardare che secondo me hai invertito l'uno col due, il primo tratto col secondo. Ah Perché no, mi dici? sembrava a me. Ah, dal disegnino. No, Sì, ma no, scusa, chiedo scusa, ho sbagliato. in effetti secondo me è un tema, questo qua è nascosto. Cammino 2, altezza efficace 2 e poi ci dovrebbe essere un tratto 1 che appunto dice 120 che non si vede qua. Però il tema era che mettendo 120 di non riscaldato non si sa se incide sulla parte isolata o sulla parte non isolata. Vabbè. Beh, in realtà dovremmo fare il contrario, perché in zona non riscaldata, considerando anche l'esterno, ci sono 2 metri che sono completamente fuori. Ma la lunghezza sopra il tetto quanto è? Sarà, no, è completamente fuori, per quello ho fatto un Due tratto apposta. E 2 metri sono.
Bene. Per cui in pratica il camino è un pezzo in zona non riscaldata sotto tetto e un pezzo all'esterno sotto. Completamente all'esterno, sì. Perfetto. Allora, si trova sopra il colmo o lungo la falda? Lungo la falda. Allora, siamo qua. Così. E Sì. poi il comignolo di come è fatto? Ho preso quello peggiore, quello con la resistenza da 1,5. Ma è un comignolo a botte? Allora, ho preso comignolo, comignolo Il proprio. comignolo è un tradizionale, Sì. diciamo, ma nella realtà cosa ci avete messo? Nella realtà non mi ricordo cosa ci ho messo, no, no, perché non l'abbiamo montato noi, è un altro cliente che ci ha chiesto una mano. Ho usato la condizione peggiore, ho usato comunque. Va Ho bene, messo il chiaro. comignolo quello Il tradizionale. comignolo 1.6. Sì. Bene, siamo arrivati alla fine. Allora, come si vede, anche nella condizione di 300 gradi abbiamo comunque condensa. Ok. Sì. Anche se comunque deve essere qualcosa che ho messo in maniera diversa perché a me usciva a pieno carico, andava bene. Sì, può essere quest'ultima cosa che abbiamo fatto. Proviamo ad andare al tuo calcolo a non dividere in due il. Proviamo a non dividere in due. Però aspetta Sandro, aspetta un attimino. Concentriamoci sulla cura, tra virgolette, perché comunque era un calcolo che non, cioè adesso a 100 gradi, se tu provi a mettere a 100 gradi, adesso vedrai che crollo che c'hai Sì. della Allora, temperatura. mettiamo allora nell'apparecchio. Aspetta una cosa, facciamo una cosa prima di tutto. Prima di tutto saldiamo. Allora, per questo lo chiamiamo regime. Regime e lo andiamo a mettere. Lo vado a salvare qua. E apriamo una cartella nuova che chiamiamo Enrico. O dopo ti mando il conto, eh. Ti ringrazio. Perché se metto la cartella, sì, è scherzo, vero, scatta subito. è automatico. Scherzo. Non è che qua, come mai qui dice percorso non disponibile, perché? È perché non mi vuole far pagare, Sandro. Ah, vedi? Vedi? Sei. No, vedi che invece lo prende. Perfetto. Allora, abbiamo messo salvato quello regime. Adesso andiamo a salvare e andiamo a verificare quello con l'accensione. Cambiamo la temperatura. E mettiamo. 100. Sarà un disastro. Sì, veramente un disastro. 29, 29, 32. Addirittura anche dal punto di vista del tiraggio non abbiamo la depressione sufficiente rispetto all'ambiente. Però questo non è difficile perché quando tu hai messo una presa d'aria molto grande, adesso Sì. andiamo a cambiarla, prendiamo, togliamo la finestra e mettiamo aria apertura dall'aperto. E mettiamo che mettiamo una sezione circolare di 300 centimetri quadrati, hai detto, Sì. no? Vedi che va a posto, no? Dal punto di vista del tiraggio siamo a posto. Il problema è ovviamente questa quantità enorme di caldaie. Allora, la soluzione sta allora, aspetta che salviamo anche questo. Salviamo. Accidente.
qua. Regime, no, regime non è regime, ma è attenzione. Accensione l'ho chiamato. Ok, a questo punto andiamo a isolare tutto il canale da fumo. Allora, in realtà io ho proposto un isolamento con, cioè, o meglio, la sostituzione dei tubi mettendoci la doppia parete con coppella, che se no non ce la facevo a sanare questa Ah, la situazione. sola doppia parete non bastava. Neanche Non bastava, io per i... un doppia parete 50 mm. In realtà, per i pezzi che ci aveva a disposizione, che ci abbiamo in generale a disposizione, ci abbiamo 2,5 cm, quindi ho fatto, come si chiama? Gli ho proposto direttamente con quello da 2,5 cm più la coppella. Sì, allora. Per il tratto da 7 metri e per quello da 1,20 in zona non riscaldata. Allora, facciamo così. Questo qua che è il punto 2. Sì. Allora, ci mettiamo l'acciaio. Sì. Ho tolto acciaio alluminato, ci ho messo acciaio inox naturalmente, perché è Sì. la spessore 0,6. Però, cioè l'hai fatto tu per la stratigrafia, non Eh hai messo. sì, l'ho fatta io, l'ho fatta io. Sì, va bene. Sì, cambia poco, tra Fibra minerale. fibra ceramica. Scusa, fibra ceramica 2,5 mm. Poi acciaio. E altra fibra minerale. Altra fibra ceramica. Lana di ceramica 2,5 cm. Sono uscito da quella. Allora, vediamo. Solamente aver fatto questa operazione, cambiato niente. Strano. Sicuro che il tratto da 7 metri? Adesso controllo, perché appunto Non ho lo spessore in millimetri invece che centimetri. ah, certo, guarda te, Giusto, 25. bravissimo, quello è il discorso, perché 2 mm, questo qua è 25, cacchio, e 2 mm di isolamento. Vedi cosa vuol dire la virgola? È poca roba però. Poca roba. Adesso andiamo a vedere i metri. Allora. No, è quello 7 metri. Forse perché io ho selezionato proprio la tipologia doppia parete, però si può selezionare sul canale da fumo. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere qua. Mettiamo qui. No, non te lo fa mettere qua. Allora.
Eccolo qua. Perfetto, così ho messo soltanto il doppio parete, ma ancora non va. Sai perché? Scusa, abbiamo 100 gradi, eh? Sì, ma io ero arrivato a una situazione dove arrivavo a 8 gradi sotto il punto di rugiada. Allora, mettiamo, allora adesso ci mettiamo al doppio parete. Qui però non mi riporta, cioè questa è la stratigrafia molto simile a quella Sì. del doppio parete. Sì. Però quando abbiamo messo resistenza termica, non so come fare qua, veramente. È strano che dia un risultato così, perché avendo messo tutto quell'isolamento nel tratto 2, 7 metri, dovrebbe ridurre sensibilmente. Provala a mettere anche nel tratto 3, perché poi dall'analisi dei dati ho visto che il crollo grosso c'era nella parte non riscaldata. Allora. Fumo DP. Sì, è vero, ma Sandro, conta che la parte non riscaldata nostra è il tratto 2 del cammino. Sopra. Esatto, allora io sopra vado a toglierla. Quindi 2 e 3 fa gli uguali Sì. C'è del canale da fumo. tutto doppia parete. Vado a toglierlo addirittura. Dunque. Sì, fai prima a toglierlo e allungare il tratto 2. Gli aggiungi quel metro Vedo e 20. dove si manca il metro e eventualmente glielo aggiungo. Dunque, qua, anziché 1,2 è 3,2, vero? Sì. Allora, sopra il tetto qua abbiamo 2 metri, qua abbiamo 1,20. Meno 39 addirittura. Già battente proprio. E perché abbiamo 100 gradi. Se noi qua mettiamo 331, non è possibile, porco Giuda. Sanno, secondo te se diminuiamo la sezione è meglio? E sì, aumenta la velocità Io proverei a mettere tipo l'ultima parte da 100 o 120, giusto per vediamo. capire se al di là del progetto. Ma vedi che qua, che esatto, più diminuisce, però non ce la fa ad andare a zero, cioè a No. un 110. Zero con 100 gradi non sono riuscito a portarlo mai. Ma scusa una cosa, ma com'è possibile che una stufa
di questo tipo non abbia una soluzione. Cioè, quello è il discorso che non va bene, che dico, no? Cioè, quella lì è una stufa, abbiamo un'altezza tra il canale da Di più fumo, metri, anche di più. che adesso è diventato col canale da fumo e col camino 7, 8, 9, 10 metri, no. Sì. Caspita, e come fa a non funzionare? Vediamo che problemi ci sono nell'apparecchio. Scusa, ma a te che risultato ti dava? Allora, un attimino che cerco di riaprirlo. Un attimo, eh. Allora, a me dava meno 2,6 alla fine. In che condizioni? Ecco, la condizione che ti sto dicendo che è della doppia parete. Cioè tutto doppia parete praticamente. Tutto doppia parete con la stratificazione che abbiamo fatto adesso. Secondo me qua ho sbagliato qualche cosa di impostazione dato del doppia parete. Provo a cambiare questa impostazione allora e a mettere un doppia parete con i dati del produttore. Vediamo. Sì. Qui posso scegliere appunto. Cosa sto facendo qua? Il cammino monoparete. Vediamo di mettere questo. Guarda che roba, era sbagliato. Infatti, anche a me è sembrato un po' strano. Era un dato solo sbagliato. C'era messo monoparete anziché doppia parete dell'ultimo tratto. Probabile, sì. Guarda che roba. Cioè la differenza significativa che salta fuori. A questo Prova a punto, mettere a 100 gradi. esatto, a questo punto andiamo a mettere i 100 gradi. Meno 20 però fa. Allora, ho sbagliato a descrivere qualcosa perché ti ripeto, io con questa situazione qua che è tutto doppia parete, anche perché a me pure il disegno è diverso, quindi non vorrei che la parte finale ci fosse qualche intubamento che mi è sfuggito. Parlo del camino, No, aspetta, rivediamo e vediamo di fare così, di mettere tutto doppia parete sempre di questa ditta anche nel canale da fumo. Sì. Vediamo se possiamo vedere questa cosa qui. Canale da fumo doppia parete. Allora, andiamo a vedere. Produttore. E 25 mm. Facciamo lo stesso anche qui. Andiamo a fumo. Produttore. Nel canale da fumo però non c'è la coppella. No, adesso dopo la metto. No, oppure metto un prodotto da 50 mm che equivale come concetto allo stesso discorso.
Abbiamo meno 18. Adesso ci Due mettiamo, gradi. adesso metto un prodotto da 50 mm, Sì. che è come se fossero due con la coppella aggiunta. Ah no, ho sbagliato, l'ho messo in camino. Invece questo va messo nel canale da fumo. Ok, guarda. Sì. Qui mi dà positivo 18 in più oltre la temperatura di rugiada. Mettendo 50 mm, praticamente due strati da 25, e lasciando il camino a 25. E questo parliamo sempre della soluzione a 100 gradi, giusto? 100 gradi, sì. Ok. Allora, diciamo che questa è la soluzione. Sì. È che bisogna, siccome chiaramente tutto non si può fare, nel senso che mettere il doppia parete, poi aggiungere giochi è difficile perché tu passi da uno che ha le resistenze stabilite ad un altro dove tu ce le metti. Così mi sembra giusto. Allora, abbiamo messo l'apparecchio con le caratteristiche dell'apparecchio. Abbiamo messo una presa d'aria da 300, perché praticamente un diametro 200. Abbiamo messo il canale da fumo, il primo tratto, canale da fumo in acciaio illuminato, e i 7 metri più l'1,20 in doppia parete da 100, da 5 centimetri, per cui Sì. due strati. Abbiamo messo le altezze 1,2, 7, 1,2. Poi abbiamo messo il camino, fatto un unico tratto che fa da 25. Poi abbiamo messo, No, secondo me abbiamo 1,20 m in più. no, poi abbiamo, ah sì, Perché abbiamo fatto i tre tratti nel coso e poi dopo li sommati al cammino. però Forse il cammino era solo 2 metri. ma il cammino è solo 2 metri o 3,20 m? Il cammino sono 2 metri sono. Quindi Ma abbiamo 1,20 m in più della realtà. Sì, mi sa di allora, sì, c'è ragione. togliamolo. Allora fuori dal tetto abbiamo 80 centimetri. E no, fuori dal tetto è 1,5 m. E il 1,20 m nel sottotetto fa parte del camino. È 1,20 m in zona non riscaldata. Ci sta. Allora, Parlando di questi, tu hai fatto due tratti di camino, giusto? no, adesso uno solo. Adesso uno solo. E allora metti, ci vuole allora 2 più 1,20 m. No, 3,20 m è giusto, però non ci sono tre tratti di canale da fumo. Ci sono tre tratti di canale da fumo. No, ce ne Allora, sono due. due. Entrato 3 del canale da fumo. Ah, allora il tratto 3 del canale da fumo, scusa, Esatto. ma è quello che si trova Nella zona non riscaldata che sta nel sottotetto, che tu l'hai considerato come camino poi. Però noi l'abbiamo considerato come cammino perché non faceva metterlo non riscaldato.
Esatto. Ok, allora. Che poi la... Allora, Secondo me devi lasciare così, Sandro, e toglierlo dal tratto 3 del canale da fumo. tolgo il tratto del canale da fumo. Sì, Il 3 lo tiro via. quello da 1,20 m. Allora, qui come faccio? Faccio così, vediamo. Oppure, allora, per non andare a rimodificare tutto, annullalo come Vedi, altezza, mettici vedi 5 l'altezza a centimetri. 0, 1 cm. Ok. Zero zero uno. Ecco, siamo così. Poi è bello vedere che al di là della stampa che ti fa, ci sta anche quell'iconcina con la lente di ingrandimento. Sì, allora aspetta un attimo che salvo questo, che lo chiamiamo Soluzione. soluzione. Però devo andarlo a mettere nella cartella. Okay. E adesso io volevo far vedere a quelli che l'effetto del risultato, diciamo, di un PDF, no? Si Sì. schiaccia stampare, io stampo in PDF, ok? Lo chiamo. Aspetta che vado sul posto direttamente. Così lo lascio dentro nella cartella. Eccolo qua. E lo chiamo, scusami. Relazione F500. Mi spiace. Allora, scusa? L'ho Relazione, io gli ho dato nome poi. chiamato così. Allora, diciamo, no, questo qui sarebbe il calcolo. Il verifica on isolamento aggiuntivo aspetta Enrico perché se devo cercarlo documento in PDF ok salva. Adesso lui me l'ha salvato lì, se lo voglio andare a vedere come è venuta la stampa. Dunque. E apriamo un PDF. Allora, come vedete, io ho impostato i miei dati, il cliente, e poi qui ci potevano essere anche una serie di altri dati che non ha riportato, il telefono e anche altri telefoni che non abbiamo scritto, la data, il responsabile Mazzacamino, la ditta installatrice e poi c'è tutto l'elenco. Delle varie icone che dicono quello che abbiamo inserito come dati, per cui riferimento della norma, come è impostato l'impianto, l'ubicazione, il generatore con i suoi dati, il locale di installazione e le corrispondenti apertura libera di area in ingresso, il tratto 3, tratto 2, tratto 1 del canale da fumo
il tratto, le dimensioni, tratto 1, tratto 2, tratto 3, il camino, tipo di costruzione con tutti i suoi dati, l'altezza efficace, l'andamento, cioè come diciamo le caratteristiche che si trovano, per cui vedi all'aperto 2 metri, zona non riscaldata 1,20 m. Isolamento supplementare. Vedi che c'è la possibilità invece di Sì. aggiungere isolamento supplementare. Allora, la resistenza del il comignolo, la sua resistenza, la rappresentazione schematica del 1, 2, 3 tratti e il tratto 1 del camino, risultati aggiuntivi. Qui cos'è che ho chiesto io? Le condizioni di la velocità dei fumi allo sbocco, la densità, poi cos'è che chiedo? Ah, la pressione l'abbiamo fatto 4 Pascal, che ha preso 4, doveva prendere l'altro dato, velocità dei fumi nel camino 0,45, giusto com'è. Poi le temperature delle stratigrafie, per cui considerando 100 gradi ho praticamente questa temperatura, temperatura sul lato esterno. Questo qui bisogna vedere se è all'uscita, dovrebbe essere all'uscita. E poi abbiamo i dati del risultato di calcolo, per cui 3 Pascal in più oltre il necessario, e dunque la temperatura dei gas è mediamente di 50 e abbiamo 19 gradi oltre la temperatura di rugiada, perché quella di rugiada vedete che è 43. No? Il calcolo lo fa ovviamente in funzione alla temperatura, alla pressione e alle caratteristiche dei fumi, per cui abbiamo 43 gradi come temperatura da superare e abbiamo i gas che sono a 50, per cui però qui 43 sarebbero 7. Bisogna andare a vedere i dati che poi tu hai messo, 19 punti, condizioni di temperatura, e questo qua, guardate. Sì, Questo capito. qua. Questi qua sono i risultati: 8,7, 3,5 rispetto all'ambiente, 19,5 rispetto alla temperatura di rugiada. La velocità 0,44. Ecco, a questo punto, se uno vuole poi entrare nei dettagli più precisi, più dettagliati, più che più precisi, sbagliato, più precisi, abbiamo. Dunque, abbiamo questa condizione, questa. Vedete qui c'è una quantità di dati di tutti i calcoli che vengono fatti. Porco cane, dove sei andato? Eccolo. E c'è anche la temperatura media per ogni canale, per ogni tratto. Esatto. Perché mentre là avevamo la media generale, qui abbiamo la media per ogni tratto, per cui generatore di calore, le sue caratteristiche, canale da fumo tratto 1, vedete la portata in massa dei fumi, eccetera, eccetera, tutti i dati, tratto 1, sempre l'aspetto riguarda le pressioni, i valori allo sbocco, per esempio la temperatura, avevamo messo 100, vedi che alla fine del primo tratto ci troviamo a 87, no? Sì. E la temperatura di rugiada 43, per cui siamo 25 oltre. E così via, tutti i vari tratti, si possono poi vedere tutte le varie i vari dati. E nel caso, diciamo, nel caso del non isolamento, a un certo punto avremo visto dove faceva condensa. Magari il primo tratto no, e magari il secondo sì.
Ecco, questo è tutto. Sì, e questi dati qua si possono anche inserire nella relazione che abbiamo stampato. Esatto.